ragazze, non so ancora se questo background mi piace o non mi piace, mi pare che non stia per niente bene con i colori della mia faccia. E a proposito, mi avete chiesto in tantissime dove trovo i miei background. La maggior parte di questi li trovo su Amazon, digitando semplicemente background fotografici o photography background, insomma cerco di trovare delle parole per fare le mie ricerche nei siti UK e .com, in quelli che ovviamente, guardando quei negozi che ovviamente spediscono in Italia, perché sapete che da Amazon.com non tutti i venditori spediscono in Italia, mentre sul sito .co.uk è molto più facile trovare dei rivenditori che spediscono in Italia, quindi moltissimi background li trovo direttamente su Amazon. Sapete che ci vogliono le stampelle per poterli ovviamente fissare. Però niente, insomma, vi do qualche dritta, così se magari qualcuno di voi volesse acquistarli, sa che si possono tranquillamente trovare su Amazon. Il video di oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo, è un altro video cose di casa, perché vi ripeto, già dall'altra volta vi dicevo che è un casino di cose da farvi vedere. Guardo giù perché secondo me c'è un capello svolazzante che mi dà fastidio, ecco, peccato. E appunto anche oggi registro un nuovo cose di casa, quindi ne vedrete un po' per tutto il mese. Tra l'altro ho acquistato delle nuove cose, le ho prese tutte da Lidl praticamente, la devo smettere di andare a Lidl, ditemelo anche voi. E sono tutte cose molto carine per la casa, niente, insomma, sempre cose di casa alla fine. Però ho comprato anche un sacco di make up, quindi dovrò mettermi a registrare anche il make up. Comunque già sono passati 2 minuti e non ho detto ancora niente, la devo smettere perché mi sono accorta di essere diventata un po' prolissa e noiosa. Cominciamo subito con le cose di casa e parto da una cosa che ho cercato disperatamente e che finalmente Ale ha acquistato. Lo ha trovato in Sardegna, dove l'avevamo visto per la prima volta. Dopo svariate ricerche in questa zona nord Italia, siamo tornati a comprarlo in Sardegna perché qua non l'abbiamo trovato. Ed è un prodotto della Tescoma. Ed è questo qua, sono praticamente questi due tubicini metallici che servono per fare quel dolce tipico di Praga che si chiama Kurtoskalax, o in italiano manicotto di Boemia. Quando siamo stati appunto a Budapest, io anni prima ero stata a Praga ma non li avevo visti, quando sono stata a Budapest con Ale, una delle cose più belle che abbiamo visto in giro per la città è stato appunto, erano appunto queste bancarelle con le ragazze che facevano lì sul momento il Kurtoskalax, che è questo dolce delizioso che lascia un aroma, un profumo incredibile per le strade, e che è leggermente croccante all'esterno. La croccantezza è data più che altro dalla granella, ed è granella di zucchero aromatizzato alla cannella, aromatizzato alla vaniglia, granella di nocciole, granella di mandorle, cacao. E la croccantezza appunto è data da questa copertura, mentre l'interno è una pasta sofficissima. Sono diventata matta per trovare una ricetta e una l'ho beccata e mi fa davvero un Kurtoskalax buono, soffice, però è ottimo se mangiato sul momento, quindi caldo, appena sfornato. Purtroppo se lo si lascia raffreddare non è più la stessa delizia. Parliamo invece ora di candele, e sono stata al Tigotà ed ho beccato praticamente tantissime candele. In questo haul ve ne faccio vedere giusto due, che sono le prime che ho acquistato, meglio una candela e un set di tea light. La prima candela che ho preso è questa candela profumata della linea Fresh ai frutti rossi. Adesso io non vi dico quanto è buona questa candela, è davvero stupenda e non vedo l'ora di accenderla perché profuma davvero tantissimo. È buona, buona, buona da morire. E sempre ai frutti rossi, o meglio ai frutti di bosco, avevo acquistato anche queste tea light, che però non sono riuscita a mantenere intatte, quindi le ho utilizzate. E queste sono ugualmente deliziose, ce le ho praticamente in giro per tutta la casa. Anche queste sono frutti di bosco, mentre la candela profumata ai frutti rossi è... Non vi so dire veramente quanto siano buone e deliziose. Poi l'aroma che lasciano in casa è molto bello all'inizio, molto bello magari appena avete fatto le pulizie, insomma c'è quest'aria rinnovata e fresca, voi andate ad accendere la candela ed è il top, il profumo è davvero stupendo. Sapete che io sono una fanatica delle candele e quindi le adoro praticamente in tutta la casa.
e mi piacciono praticamente quasi tutte le profumazioni, insomma, ho dei seri problemi con le candele. Poi sono stata da Lidl e questa volta ho acquistato soltanto queste palettine per l'insalata, sono due, aspettate che ve le tiro fuori. Sono sempre della linea Ernesto, tutte le cosine di plastica che acquisto a Lidl in genere sono di questa marca. Ve le apro così le potete vedere, sono quelle classiche palettine, una praticamente a forma di forchetta e l'altra a forma di cucchiaio, che servono per raccogliere l'insalata. Siccome le mie si sono distrutte, ho deciso di prenderne altre due e le ho prese di questo colore verde, verde Tiffany, molto carino, tra l'altro simpatico per la tavola. Poi, tra le altre cose, sempre da Lidl, della solita linea Ernesto, ho preso di nuovo le coccottine. Io e Ale abbiamo imparato a fare il soufflé, o meglio io ho imparato a fare il soufflé, Ale si rifiuta di farli, e lo faccio dolce alla vaniglia, mi piace davvero tantissimo. La ricetta che ho trovato l'ho trovata online, vi lascerò sicuramente linkato giù in basso il canale in cui lo trovate, la ricetta nello specifico, anche perché non riesco a ricordare il nome del canale, ce l'ho salvato tra i preferiti ma non lo ricordo. E appunto abbiamo deciso di riprendere le coccottine perché io le mie, quelle che avevo comprato la prima volta per fare il soufflé, le ho lasciate poi in Sardegna insieme a tante altre cose che non mi sono riportate indietro, e sono a casa di mia sorella. Alla fine gli ho detto vabbè, tienile che tanto io le ricompro, e le ho prese appunto di questa marca qua a Lidl, pagate solo 4,99€, quindi mi è sembrato davvero un ottimo affare. Sono beige, voi le vedete nella scatola, ma io in realtà le ho già utilizzate, le apro per farvele vedere bene. E rispetto a quelle che avevo prima sono più strette di circonferenza e leggermente più alte, quindi il soufflé secondo me in queste viene ancora meglio, perché le altre erano un pochino più larghe e più basse. Queste secondo me sono della dimensione perfetta per ottenere dei buoni soufflé. Poi vi faccio vedere un'altra cosa che ho preso al Lidl, solo che questa cosa qui vorrei rivenderla, ve lo dico molto sinceramente, anzi approfitto del canale per capire se c'è qualcuna di voi interessata all'acquisto. Si tratta della centrica di Ariete. Io l'ho acquistata al Lidl per un ottimo prezzo, ma in realtà l'ho soltanto provata una volta e non l'ho mai più riutilizzata, per un motivo molto semplice. È un'ottima, ottima centrifuga, l'appoggio perché è veramente troppo grossa. È un'ottima centrifuga che, tra l'altro vi lascio un video di comparazione, perché io l'ho acquistata consapevolmente, ma non pensavo di avere così tanti problemi nel trovarle una collocazione a casa. Comunque vi lascio un video di comparazione con una centrifuga molto molto costosa, e appunto tra la centrica e questa centrifuga molto costosa vi faccio vedere come la centrica viene paragonata a questa centrifuga e dà davvero delle ottime prestazioni. Io l'ho presa appunto perché mi sembrava un ottimo prodotto, mi sembrava un prodotto che lavora bene, e io poi sono una malata di centrifugati, quindi ne consumo davvero tantissimi, e la mattina io arrivo là, affetto la mia frutta, mi faccio il centrifugato. Il problema con me e la centrica è che purtroppo è grossa. Avendo già al piano di sotto lo spazio dove ho il K-Mix, la macchina del caffè e lo spremiagrumi elettrico, ora non riesco a trovare uno spazio per metterci la centrica, quindi praticamente l'ho usata una volta, poi l'ho sterilizzata e ho detto vabbè, la metto su qualche sito e la rivendo. E con questo video voglio approfittare per dirvi che la sto rivendendo, quindi se qualcuna di voi fosse interessata, a me dispiace tantissimo venderla, ve lo dico sinceramente, però purtroppo al momento non mi sta dentro casa, mia sorella non la vuole perché ce l'ha già, quindi mi dispiace tenerla così inutilizzata, anche perché ce l'ho già da parecchi mesi e non mi sono ancora dato una mossa. Quindi ne approfitto per dirvi che la sto rivendendo a 40€, comprese le spese di spedizione, quindi praticamente ci vado pure a perdere, perché in realtà l'ho pagata 40€ senza spese di spedizione, sono andata a prenderla in negozio. Però purtroppo l'ho usata una volta per provarla, poi l'ho messa via, l'ho appunto sterilizzata con dei prodotti specifici e ora ce l'ho qua inutilizzata e mi dispiace. Quindi se la cosa può interessarvi, mi potete contattare in privato o anche qua sotto se la cosa vi interessa, e basta, questo è tutto. 40€ con le spese di spedizione, me ne occupo io, ve la spedisco assicurata, tracciabile, e non c'è problema. Poi, tra le altre cose che ho preso, una cosina da Casa Shops, questo mi è piaciuto un sacco, l'ho usato tantissimo nei mesi scorsi, è una bottiglia con la cannuccia. Sono quelle cannucce di plastica rigida che non si tolgono, e questo inizialmente l'ho comprato perché non avevo trovato la famosa bottiglia con il famoso barattolo col tappo di Tiger. In realtà volevo prendere quello, ma dato che non c'era,
ho comprato questa e vi ho riattaccato praticamente anche questa parte qua, che è il tappo senza buco per la cannuccia, perché questa bottiglia si può portare anche in giro chiusa appunto semplicemente senza la cannuccia. Ottima, mi ci faccio sempre l'acqua con limone, me la porto a spasso quando esco in palestra, è davvero comodissima, è di plastica dura, non si è mai rovinata, è caduta un sacco di volte ma è sempre in perfette condizioni, si sta anche rovinando perché ovviamente con l'utilizzo e mettendola in borsa un pochino si sta graffiando, e questa l'avevo presa da Casa Shops, ho pagato davvero una fesseria, ho ancora molti degli scontrini, quindi sicuramente giù in basso nell'info box vi lascio i riferimenti e i prezzi delle cosine che ho mostrato. Un'altra cosa che poi ho preso è stato proprio il barattolo, scusate se è un po' lercio ma ci ho bevuto la spremuta, infatti si vede qualche goccina ancora qui giù in basso. Alla fine l'ho trovato da Tiger perché è arrivato anche qui a Piacenza e l'ho preso, ed è comodissimo, che ve lo sto a dire, io a casa la mattina faccio la mia spremuta, il mio centrifugato, butto tutto qua dentro e poi mentre passeggio, mentre faccio le mie cose, riordino, faccio i panni, me lo sorseggio, e mi piace un sacco, anche perché la cannuccia, anche in questo caso è una cannuccia di plastica dura, la cannuccia vi aiuta secondo me a bere di più, se siete di quelle persone pigre che faticano a bere e si devono sforzare in qualche modo, secondo me comprare un barattolo o una bottiglia con cannuccia vi agevola tantissimo, perché succhiando non vi rendete conto e magari bevete ancora più di quanto berreste normalmente, quindi magari riempire una bottiglia così da 75 secondo me ve la fate fuori in un quarto d'ora, però è solo una mia impressione, è solo un consiglio, se vi va di provare ovviamente provate, io mi trovo bene con questi accessori con la cannuccia. Ancora due cosine poi ho terminato. Mentre vagavo per lo Shan, ogni tanto ci sono quelle promozioni di libri a 1 euro e sono incappata in alcuni libri, tra cui questo che si intitola Come rispettare i buoni propositi. L'ho preso molto prima dell'anno nuovo, molto prima di Capodanno. Io ho dei seri problemi a rispettare i miei buoni propositi, anche se mi impegno davvero tantissimo, praticamente a metà anno ho fallito quasi in tutto, per pigrizia, ecco, semplicemente per pigrizia. E questo libro è simpaticissimo, lo sto leggendo in questo periodo e vi aiuta davvero tantissimo a capire perché fallite, perché non riuscite a mantenere i buoni propositi, e ci sono tanti metodi, tante scorciatoie per imparare a farlo, appunto per imparare a mantenere i buoni propositi, le cose che vi siete imposte. Lo trovo carino, una lettura molto leggera, lo sto terminando in realtà, l'ho appena iniziato, ma penso che andrò abbastanza velocemente perché è davvero molto leggero. Costava 9,80 euro, ma vi ripeto, l'ho pagato soltanto 1 euro perché era proprio tra le cose super scontate dello Shan, probabilmente tra le cose che cercano di dare via. E oltre a questo titolo c'erano di questa linea che si chiama Pink Generation, di questa collana, c'erano davvero tanti altri libri. La casa editrice è Morelli Editore, se vi può interessare. Secondo me li rimetteranno in offerta prossimamente. Io l'ho beccato nell'inizio scolastico praticamente, quindi è passato un bel po' di tempo, ho iniziato a leggerlo da poco perché avevo davvero una marea di libri da leggere. Io ne compro tantissimi, poi tra una cosa e l'altra mi perdo, li lascio catastati, poi li riprendo. E niente, quindi anche questo secondo me lo rimetteranno in offerta e vi consiglio assolutamente di dare uno sguardo, di spulciare tra le cosine in offerta, perché magari potreste trovarlo, e secondo me è una lettura carina, una di quelle letture secondo me estive o da treno. Infine l'ultima cosa che vi faccio vedere è un regalo che mi ha fatto mia sorella per la casa, e ve lo faccio vedere imballato perché non ho assolutamente intenzione di aprirlo, ma è un wall sticker, vedete che c'è la scritta In This House, e praticamente è una frase bellissima di quelle da applicare sui muri. C'è stato un periodo in cui io e mia sorella siamo impazzite per le cose di Wish. Wish è un'applicazione dalla quale io acquisto principalmente cose per la casa e piccoli accessori di elettronica o piccoli gioiellini, ed è praticamente una scritta in vinile. A parte Wish, che è un sito bellissimo, scusate che chiudo il computer, chiudo la pagina, a parte su Wish potete trovarla anche su Amazon, ormai si trovano praticamente dappertutto. La cosa bella di Wish, ve ne parlerò in uno dei prossimi video in cui vi mostro le applicazioni che uso e da cui prendo ispirazione per le cose di casa, la cosa bella di Wish è che le cose costano tutte tra 1 euro e massimo 5-6 euro.
sono ovviamente cinesate, perché anche questo comunque è una normalissima scritta in vinile, di quelle che potete trovare tranquillamente anche all'IKEA, di qualità, oddio, non eccelsa, ed è appunto quel genere di cose molto carine e sfiziose che ve le mettete in casa e magari la mattina vi cambiano un po' l'umore. E basta ragazze, questo era davvero tutto, spero che i miei acquisti cose di casa vi siano piaciuti, fatemi sapere se vi interessa la centrica, nel caso vi lascio tutti i link e le info utili di cui vi ho parlato all'interno dell'info box. Per il resto, come al solito, vi mando un grosso bacio, grazie per esserci, anzi ultimamente siete sempre più numerose, stiamo raggiungendo i 6.000 iscritti, ovviamente sono contentissima e non vedo l'ora di fare un nuovo giveaway, quindi penso che ai 6.000 festeggeremo in questo modo. Comunque per il resto vi ringrazio, vi mando ancora un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!